un matrimonio per cui ci si potrebbe chiedere: ma cosa c'è di particolare? Noi, curiosi come sempre, abbiamo osservato e abbiamo ritenuto che il particolare è dato dai colori, dai canti, dalla disponibilità e dal rispetto per le diverse culture e credo religioso. La curiosità ci ha spinto ad avvicinarci a questo folto gruppo di persone che in quel di Pestum hanno trascorso, fra canti, balli e sorrisi gioiosi, giorni di profonda gioia. Un giovane laureato indiano ed una giovane ragazza laureata di Rocca Piemonte convolano a nozze e i genitori offrono ai giovani sposi momenti di gioia e di grande affratellamento fra amici e parenti. Tre giorni per i due, diversi riti religiosi, tre giorni da vivere a Pestum in una terra bellissima e in un luogo che tutti gli ospiti, molti provenienti dall'Inghilterra e in special modo da Londra, ricorderanno. State assistendo secondo me a un evento che noi attendavamo, unico, perché è un evento, un matrimonio italo-indiano, e stamattina siamo, diciamo, al terzo step, dove assistiamo al matrimonio tipico indiano, all'ultimo rito indiano. Quindi lo sposo è arrivato in Vespa, accompagnato dal corteo degli amici e dei parenti che urlano in segno di festa e fanno delle canzoni tipiche del posto. Great moment. Cosa sono questi? Un momento per la fortuna che poi porti con te, ti porterà fortuna se lo tieni con te. Coconut as a good luck, so you carry that with you till the wedding is finished. This is a good luck coconut. This is a god. In Italia si dice auguri e figli maschi. In Italy we say congratulations and the son male son. And that male. I love it. Grazie. Italian and Indian. Ha detto che è felicissimo e che ha trovato la cultura italiana uguale se non superiore alla cultura indiana ed è felicissimo di portare, di prendere con sé Sami, la ragazza di Rocca, e portarla con loro e trattarla come una figlia a Londra.